È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 28. Will e Luxia si trovavano nel laboratorio del Millennium da ormai 4 ore e il ragazzo iniziava seriamente a pensare che potessero essere scoperti. La Grimbel non era stupida e di certo non si sarebbe bevuta l'idea che uno dei suoi amati esperimenti passasse più di 4 ore a farsi una doccia. E mentre con le mani smanettava tra le provette versando e mischiando vari liquidi tra di loro, la mente vagava alla ricerca di qualche buona scusa per giustificarsi. Avrebbe dovuto mollare. Ogni minima parte del suo corpo gli diceva di doversi fermare, ma non ci riusciva. I muscoli delle mani andavano soli, senza alcun bisogno di sforzarsi, come se sapessero già cosa fare. Will versò una millesima quantità di alcol nella sostanza nociva preparata poco prima. Il colore della nuova sostanza era di un giallo chiaro, che poi si sparse tra le mani del ragazzo non appena l'eccessiva quantità di veleno fece scoppiare la provetta in mille pezzi. Sbuffò rumorosamente, togliendosi la mascherina che aveva utilizzato per proteggersi da quell'odore pungente e guardò Luxia con sguardo stanco e supplichevole. È la sesta volta che ci proviamo e ci restano solo 2 boccette di veleno. Quando domani verranno per fare gli esperimenti su di te e queste sostanze, non avrai scuse. Borbottò il ragazzo togliendosi i guanti e rinunciando finalmente all'idea di creare una cura contro il codice. La ragazza scosse piano il capo, unendo le braccia allo stomaco e stringendosi a se stessa. C'è sempre una scusa, e comunque sia, non ho più paura di loro. Gli servo, disse con sicurezza. Una confidenza che però sparì non appena si lasciò cadere a peso morto su una sedia. Delle piccole lacrime le rigalano il viso. Però ho deciso di tener basso per non mostrarsi debole davanti a Will. Era stato gentile a decidere di aiutarla e fare la bambina non le avrebbe di certo ripagato. In quelle ultime ore trascorse col ragazzo aveva capito che c'erano molte cose che la infastidivano. Una di queste era che aveva atteggiamenti stupidi nei momenti meno appropriati. Smettila di piangere, l'ammonì William. A tradirla fu il suo corpo esile che tremava ad ogni singolo singhiozzo. Voglio uscire di qui quanto te, quindi troveremo una soluzione e se è il caso costringeremo i tuoi amici a venire con noi. Li sequestreremo, tanto peggio di così non potrebbe andare. Affermò per poi mettersi nella sua solita posizione, braccia incrociate al petto e mano che sorreggeva il mento. William utilizzava quella posizione quando doveva pensare. Nel suo piccolo mondo fatto di ragionamenti, quella posizione era l'ideale per arrivare ad una conclusione geniale, che difatti arrivò. Cosa hai detto prima? Chiese staccando la schiena dal tavolo su cui prima stava lavorando. Lux si asciugò velocemente le lacrime. Che c'è sempre una scusa? Chiese mettendosi meglio sulla sedia, raddrizzando le spalle e pronta ad ascoltare una nuova idea, che magari avesse più successo rispetto a quest'ultima. No, dopo, disse William facendo un ampio gesto con la mano. Non hai paura di loro perché sai che non possono farti più nulla, perché gli servi. Se gli esperimenti su di te non hanno effetto, è per via del tuo sangue. Questo lo sapevo già, lo interruppe Lux, portando i lunghi capelli su una spalla, rivelando inconsciamente il collo adornato da qualche chiazza viola causata dalle iniezioni. Lasciami finire, riprese parola Will, iniziando a camminare avanti e indietro per la stanza, con lo sguardo puntato sui suoi piedi. L'unica cosa che ti rende diversa da noi è il sangue. Ti rende immune a tutti i codici. Se provassimo ad unire il tuo sangue al veleno, potrebbe crearsi una sorta di vaccino. Combattere i batteri con una cura e i batteri stessi, mi spiego? Chiese mettendosi davanti a lei e guardandola. Lux, per tutta risposta, scosse il capo. Va al diavolo, non importa. Lascia fare a me. Se non funziona nemmeno questo, non so per quanto altro tempo i tuoi amici saranno in salvo. Sussurrò prendendo una delle siringhe e senza nemmeno darle in tempo di reagire, gliela piantò in un braccio, estraendo una quantità di sangue sufficiente per l'esperimento. Se i suoi calcoli erano esatti, Luxia non era solamente un esperimento, era la cura a tutti gli esperimenti.
Le borbottò una scusa quando estrasse la siringa e senza perdere altro tempo iniziò con la sua prima grandiosa scoperta. Qualche ora più tardi William era tornato nella sua camera e aveva passato la notte insonne. Il cuore gli batteva velocemente ogni qualvolta provava a chiudere occhio. Aveva creato una possibile cura, ma dentro di sé si sentiva ugualmente un mostro. Stava per iniettare qualcosa di chimicamente sbagliato a dei ragazzi che avevano già in corpo dosi eccessive di quei codici, con il rischio di ucciderli all'istante, ma era per una buona causa. Non aveva detto a Luxia di quella minuscola possibilità di morte per i tre ragazzi. Sapeva che sapendo quel dettaglio gli avrebbe impedito di provare. Eppure l'unica soluzione a cui poteva pensare era la cura. La mente umana gli era fin troppo sconosciuta, ma in una parte di sé credeva veramente che potesse funzionare. Ma i sensi di colpa, quelli non volevano sparire, anzi, lo stavano pian piano divorando, pronti a lasciare il nulla nella sua anima. Se la negatività avesse avuto ragione, Will non se lo sarebbe mai perdonato. Quando fu mattina inoltrata e tutti andarono in giro per l'istituto, vivendo i giorni più tranquilli che Redwood avesse mai visto, Will uscì dalla sua camera con in tasca la siringa piena del liquido da lui creato. L'unica cosa che le sue orecchie percepivano era il rumore del suo cuore tremante. I battiti gli erano arrivati alla gola e sembra che stessero cercando di soffocarlo, ma quella sarebbe stata una fine fin troppo facile e lui non credeva nelle morti facili. Si passò entrambe le mani in viso cercando di alleviare la sensazione di stanchezza, nonostante gli occhi bruciassero terribilmente. Si avviò verso la sala ricreativa sperando di trovare Harry e subito dopo gli altri due che ancora non aveva identificato. In questo Lux non era stata molto d'aiuto. Entrò nella sala adornata da una luce chiara e abbagliante. I raggi solari la riscaldavano e quella bella giornata sembrava aver messo di buon umore i pazienti. Nessuno di loro sembrava avere sintomi di pazzia o di malessere. Sorridevano tra di loro e si scambiavano quattro chiacchiere, senza però lasciarsi andare alla confusione. Will chiuse istintivamente gli occhi quando la sua schiena si scontrò contro la libreria. La testa sembrò girargli per qualche secondo e quando riacquistò fermezza, li riaprì trovandosi faccia a faccia con il ragazzo dai capelli ricci e gli occhi verdi. «Dov'è Luxia?» sussurrò il ragazzo osservandosi intorno e assicurandosi che nessuno li stesse ascoltando. Ma Harry sapeva bene che ogni stanza era piena zeppa di microfoni. La cautela era la sua priorità. Will strabuzzò gli occhi mettendosi più comodo. «Adesso ti ricordi, quindi?» constatò con la voce impastata dal sonno. «Te l'avrei detto anche se non mi avessi spinto contro una libreria. Sai, non è che ci si stia comodi», lo canzonò allontanandosi un po' da lui. «Sai per caso se Dave e Azzurra ricordano?» chiese mantenendo la sua espressione naturale e quasi svogliata, un perfetto attore per le telecamere che li stavano inquadrando. «Li cerco da tutta la mattina ma non li trovo», ammise. Quel ragazzo sapeva più del dovuto e non riusciva a capacitarsi di come Lux si fosse fidata ciecamente di quel ragazzo, che per giunta lui credeva di non aver mai visto. «Dov'è lei?» chiese nuovamente. E senza rendersene conto, la sua voce si era fatta più dura, severa. «Vai in bagno, ultima doccia. Troverai l'armadio di Narnia. Segui il sentiero e arriverai al signor Tummus». Gesticolò, per poi fare una smorfia e maledirsi mentalmente. Fare riferimenti ai libri che aveva letto faceva confondere le persone, ma parlarne lo rendeva più entusiasta da non rendersi conto che per gli altri aveva un certo peso. «Insomma, hai capito? Io devo trovare gli altri due», disse uscendo dalla sala ricreativa e andando alla ricerca di quei due, deciso a bussare ad ogni camera pur di trovarli e andarsene a dormire. Harry fece come gli era stato detto. Non ricordava esattamente le parole di Will, ma nell'ultima doccia aveva trovato un passaggio che portava ad un luogo che lui aveva visto e che ricordava fin troppo bene, il Villennium. Era una delle tante stanze, lo aveva capito senza alcun problema. Ciò che lo preoccupava era che nonostante avesse perlustrato tutto da cima a fondo, lui e Dave non si erano accorti del passaggio segreto e di conseguenza si erano persi tanto altro. Harry camminò in silenzio dando un'occhiata a tutte le stanze, che però erano vuote. Arrivò in fondo al corridoio e solo allora si accorse dell'enorme porta, dettaglio che gli era rimasto all'oscuro durante la prima visita.
Ma del resto, tra la paura e l'ansia che si erano impossessati di lui quel giorno, non riusciva a capire come sarebbe stato possibile accorgersene. Si era lasciato sfuggire così tante cose e questo era giocato a loro vantaggio, ma si ripromise di non lasciare più nulla al caso. Uscì da quel corridoio con ancora la pelle d'oca addosso e si guardò intorno, una hall diversa da quella di Redwood, ma la sensazione che provava era la stessa, si sentiva rinchiuso in una prigione senza fine. «Lux!» disse ad alta voce, incamminandosi alla ricerca della ragazza, e più i suoi piedi si muovevano, più sentiva di esserle vicino. Lo sentiva proprio in mezzo al petto. La sua attenzione venne richiamata dalla piccola voce che pronunciò il suo nome. Si voltò di scatto guardando la ragazza ora di fronte a lui. Lo fissava con aria preoccupata, i capelli ramati le scivolavano lungo le spalle. E grazie a quella luce chiara, per Harry fu una gioia poter vedere le sue iridi verdi adornate da qualche pagliozza marrone. Un sorriso gli si formò sulle labbra e l'abbracciò, affondando il viso nell'incavo del collo, e improvvisamente quel sogno sembrò essere un lontano ricordo. Lux gli circondò la vita con le braccia, appoggiando la testa contro il suo petto, e fu lieta di sentire che i battiti accelerati del cuore di Harry andavano di pari passo con il proprio. «La cura ha funzionato?» chiese con un certo entusiasmo in voce. «Quale cura?» chiese a sua volta Harry guardandola e inclinò di poco la testa verso sinistra. La ragazza schiuse le labbra nella più totale confusione. «Will, non ti ha somministrato la cura?» chiese e per risposta il riccio scosse vigorosamente la testa. «Come fai a ricordarti di me?» Era incredula. Le era impossibile credere che Harry avesse smaltito le dosi del codice senza alcun aiuto. «Io non posso dimenticarmi di te, Lux», mormorò appoggiando la fronte contro la sua.